Giovanni. E il soprannome? Pietro. E quando sei nato? È il 5 ottobre del 29, 1929. Dove? A Campodoro. In provincia di Padova? Di Padova. In che anno sei venuto qui a Latina? Oh, nel 33. E quanti anni? 28 settembre del 33, con i genitori. Mio padre, mia madre, zii e cugini. Per prendere un potere ci voleva 4 unità lavorative, 4 uomini e 2 donne. Allora era mio padre e mio zio, erano in 2. Ci mancava 2 persone. Allora mio zio più vecchio, perché mio padre era uno di quei più giovani che si è sposato più giovane. Il fratello più vecchio, cioè i figli grandi. Allora è venuto 2 nipoti, 2 miei cugini, Silvano e Giuseppe, che facevano parte della famiglia. Allora erano 4 uomini e 2 donne e 2 bambini, Piero e Celso. Celso è nato il 24 novembre del 32. E Celso è il tuo fratello? E Celso è mio fratello. Quando è venuto qua c'aveva 9, 10, 11 mesi. E tu quando sei venuto qui a Latina sei venuto direttamente in questo potere a vivere? Sì, questo potere qua, sei da qua. Questo è il potere di Antonio Petucco. Si portava col treno, no? Caricava la stazione, smontava la stazione, la bastione era i camioncini là, allora avevano le balilla, li chiamavano, le balilla, con rimorchio, caricavano tutta la famiglia e venivano giù. E ricordi invece ancora qualcosa della bonifica? Beh, quando siamo arrivati non era tutto completo. No. Possiamo arrivare a fare il pozzo. Ha fatto amicizia con i pozzaroli, ha fatto il pozzo. Era... Allora l'acqua si andava a prendere giù da Merici, su, e alla sorgente. Acqua buona, era un acqua secchio che non era neanche tanto. E tu quando sei arrivato qui, quindi avevi iniziato a studiare, qui c'era qualche scuola? A quattro anni non ho studiato. Ho fatto 3 anni la prima. La prima elementare. Perché nessuno mi portava a scuola. Mia madre dal 34 ha avuto un figlio. E dal 36 un'altra femmina, mia sorella. Dunque non c'aveva tempo, ragazzi. Comunque sono arrivato alla 5ª, al licenza elementare ce l'ho, sono arrivato magari tardi, a 12 anni magari, ma dal 38 mio zio ha dovuto andare all'ospedale perché c'aveva una cista e ha fatto un mese di ospedale. Sui campi c'era mio padre solo. A 9 anni mi ha dato in mano la vita delle bestie. Senti, a 9 anni mi ha dato in mano la bovaria, che diceva la bovaria, la vetta, diciamo la vetta qua, la voleva andare a rare. Dunque sono diventato uomo presto, so. 22 gennaio del 44, barcai americane. E ha fatto un bombardamento ma pensa, la famiglia Petucco era in 3 posti, perché a ottobre del 43 abbiamo dovuto sfollarsi da qua, siamo sfollati da qua, ma l'hanno portato via, hanno portato a Borgo Baicicia. E perché? Per l'ordine del comandamento? Fino alla strada, a strada alta, si chiama strada alta, sì. Qui a strada, qua in la strada, tutti via, perché dovevano mettere sotto acqua, insomma. Dovevano fare
l'idrogono, hanno chiuso l'idrogono perché lì avevamo un teorio, cioè l'idrogono pompare fuori l'acqua perché sì, la terra è più bassa del mare. Sì. Hanno chiuso l'idrogono, non funzionando più l'idrogono, l'acqua è rimasta lì. Noi dovevamo inondare tutto lì perché avevano paura dello sbarco, avevano paura degli americani, gli americani avevano paura dello sbarco. E gli americani lì hanno fatto un casino, ma non si sapeva niente. A mezzogiorno portavo da mangiare a mio zio. A Torrastura. A Torrastura, là. Passando dietro la Stura lì, c'erano tutti i ricoveri, tutti i militari, ma i militari erano così. Io avevo il permesso, no, non mi mandavo il permesso. Possiamo arrivare ai pastori da De Luca, devo trovare i pastori. Ma questi sono americani, ha detto. Noi non sapevamo niente ancora qua. Ancora non era arrivata la notizia. Siamo arrivati a Casaletto, mi zio portava là. E gli americani, ha detto, gli americani. Io sono andato a casa, ho portato io la notizia qua a casa. In zona, l'hai detto tu? Sì, arrivati gli americani. E poi il giorno presto mi ha cominciato a portare i camion, c'era un carro armato qui, cominciava a venire i militari, una con l'altra. Ecco, tutto lì. E tu avevi paura? Ah, grazie, cavolo, tutto sta paura, tutto sta paura, non c'era mica per coraggio, no. Era paura, sì. Poi piano piano ho fatto... Questa era una zona abbastanza coraggio, tranquilla? Era una zona più tranquilla rispetto alle altre? Sì, era molto tranquilla, sì. Poi gli americani erano gente... per bene, insomma, perché se non ti davano, ti rispettavano, invece i tedeschi, c'erano sempre il fucile. E a te è successo di stare a contatto diretto con qualche tedesco? Sì, con i tedeschi, sì. E il portico era chiuso, era aperto. Aveva partorito due mucche, una vacca da tiro e una mucca da latte. A me ho messo i vitelli sotto il portico. Tedeschi passando l'hanno visto. Alla notte si sente il rumore. Questa era la stanza da letto, la cucina era là prima. Lì c'era una finestra. Mio padre è stato alla bandoliera e è uscito con noi storia. E erano i tedeschi che portavano via i vitellini. Il padre è tornato indietro e montato il coso della finestra e arrivava il tedesco di dietro con un fucile così da puntare al stomaco mi pare. Io sono rimasto senza parole. Pensavo di strillare, allora sono corso, ho aperto la porta e loro hanno sentito aprire la porta e si sono fermati. Ho mandato dentro mio padre, lo portavano via. Ma tu che scherzi fa? Qui era paura, proprio. Mi pare seduto lì sul corso della soglia e aveva guardato quel fucile puntare il ragazzo. Questa Padre Eterno che ci ha messo la mano, proprio ora. E le passava la via. Siamo ancora qua. E hai mai fatto il militare? No, no. Perché ho fatto domanda, mio padre essendo combattente, poi era mancava un occhio. Ho fatto domanda, mi hanno messo capo famiglia in poche parole. A te perché eri il fratello più grande. Mi hanno messo in capo famiglia, essendo capo famiglia ero responsabile della famiglia. Allora mi hanno lasciato casa al militare. In quanti fratelli eravate? Sei. Tu sei il più grande? Sì, il più grande. Cinque maschi e una femmina. Più giovane mi hanno messo
a studiare prete. Arrivato fino a lì, poi è uscito. Daniele. Sì, Daniele è uscito. Daniele. Ha preso un altro ramo di assistente sociale, sociologia. Sì. Cosa facevi nel tuo tempo libero? Nel tuo tempo libero? Che attività facevi? Ma quando? Non è mai stato tempo libero. Non avevi mai un momento? Tempo libero, mai. Perché allora, adesso si trebbia tutto. Allora il Gran Turco non si trebbiava, facevano le spighe, si portava in granaio là. Quando non si poteva lavorare fuori, andava in granaio a scavare il Gran Turco. Quando pioveva, che era brutto tempo. Prima si doveva passare, perché così suonava, si dicevano, se aveva la mettitura, no, si portava tutto là. Poi si passava a pulirlo. Cominciava da una parte, si puliva, si levava tutto quel scarto che sono le porcherie sotto lì. Poi l'inverno quando serviva, perché si faceva il mangime con il Gran Turco, capito? Con il Gran Turco si smisciava, si faceva il mangime per i bestie. Allora, quando faceva cattivo tempio, non ho mai tempo libero. Era a tagliare la legna. A tagliare la legna, dopo segarla qua, allora era tra la sedetta a mango, sedetta, e tutti i pezzi, dopo con l'accetta facevo, non è mai stato lì, a sera se un signore andava da amici, si trovava, non faceva partire a carta, ma questa, ma da giorno non sta libero. Non c'era tempo libero per nessuno. Adesso è il tempo libero. Allora non esisteva proprio tempo libero. Ecco, questa è la vita dell'agro continuo. Ciao a tutti!